canal favorito. Latinísimo TV presenta. Hola amigos, ¿cómo estás? Oggi ti parlerò degli ostacoli. Vieni con me. Dani, mi sento davvero un pirla, sai? Ci sono persone che affrontano situazioni e cose davvero complesse. Ed io invece no, non ce la faccio. Abbiamo parlato di resilienza, di energia, sto facendo comunque questo percorso. E nonostante tutto io non ce la faccio, sono davvero un coglione? Ti prego, fermati e ti chiedo di smettere di giudicarti. Va bene, hai un problema, hai una difficoltà. E come ben sai, non sei nemmeno l'unico. E pensi che in questo momento sia utile giudicarti? No, non è per niente utile. E non metterti in paragone con altre persone. Tecnicamente possiamo soltanto paragonare due cose uguali. E tu per caso conosci due persone uguali? E siccome non esistono due persone uguali, come puoi paragonare le due situazioni? Bene, ora che ti sei fermato e hai smesso di giudicarti, voglio parlarti del tema di oggi. E ti parlerò di ostacoli. Sì, insomma, tutti quei vincoli, le complessità, che voglio dividere in due grandi insiemi. Perciò da una parte le difficoltà e dall'altra parte i problemi. E tu naturalmente mi dirai: oh bischero, che fava che tu sei? Ma che differenza c'è? Mo te lo spiego. Scusate ragazzi, ma parlando in tutta Italia mi sto appassionando a dialetti e accenti. È bellissimo, mi fate impazzire. Comunque, tornando a noi, la differenza di cui ti parlavo è che le difficoltà le puoi superare, ma dei problemi invece li puoi risolvere. E viceversa, non puoi risolvere una difficoltà come non puoi superare un problema. Ok, per farti capire ti faccio un esempio. Una difficoltà può essere la fatica che fai durante un allenamento. E Belin, se non fai fatica che cosa ti alleni a fare? E in effetti proprio per questo, con la ripetizione e l'avanzamento, puoi provare sempre meno stanchezza ogni volta che ti alleni. Un problema invece è... vediamo... Beh, per esempio, per me che sono alto un metro e una big bubble, un problema può essere la pasta nella dispensa che per me è molto alta. E per risolvere il problema posso ad esempio prendere una sedia e salirci sopra, oppure chiedere una mano a qualcuno. Vero tata? Ok, anche in modo ironico, cerco di dirti tutto questo per farti capire quante variabili ci sono nelle situazioni di ciascuno. E con variabili intendo tutte le cose differenti che possiamo affrontare, i modi, le esperienze, le situazioni, la fisicità, il fatto di avere qualcuno che può prenderti la pasta al tuo posto. E prima di abbatterti, prima di cedere a ciò che ti sta succedendo, smettila di giudicarti e inizia a partire dalla comprensione di quello che accade. Inizia a chiederti: è un problema o è una difficoltà? E di conseguenza posso risolverlo o posso soltanto superarlo? Quindi ti faccio una ricapitolazione di questo e dei video precedenti. Resilienza, energia, problemi, difficoltà. Noti come ci stiamo avvicinando sempre di più verso qualcosa che è un po' come una luce rispetto a quello che ti sta accadendo? Beh, questo è un processo che viene definito consapevolezza. Ripeto, questi video non si sostituiscono né a un supporto psicologico né a una terapia. È solo un modo per farti entrare in contatto con quello che viene definito psicologia scientifica. E farti scavare un po' nella tua mente per trovare un po' delle soluzioni alternative. Quindi ragazzi, anche per oggi vi ho caricato di rotture di scatole, cercando di darvi qualche chiave di lettura differente. Per qualsiasi domanda, spunto o riflessione, rimango sempre a vostra disposizione. Ecco, prima di salutarci però, aspetta, seguici sui nostri canali Instagram, Facebook, YouTube, Latinismo TV. Ci vediamo alla prossima ragazzi, hasta luego, ciao ciao!